Potrebbe essere lo scudo penale a tempo lo strumento con cui il ministro Stefano Patuanelli cercherà di convincere 5 Stelle e ArcelorMittal a dare un futuro all'acciaio in Italia, mentre la Commissione Finanze di Montecitorio ha bocciato gli emendamenti che ripristinavano le tutele legali, potrebbe non tenersi domani il Consiglio dei Ministri dedicato all'ex Ilva. In questo modo ci sarà anche più tempo per trattare. Intanto l'opposizione attacca. Il governo sta giocando con la vita di 20.000 operai, tuona Matteo Salvini, che promette ricorsi e controricorsi. Giorgia Meloni invoca l'Unione Europea. Il governo accelera sull'autonomia, la legge quadro che contiene i principi a cui si devono ispirare le intese con le regioni è pronta e potrebbe essere approvata venerdì in conferenza Stato-Regioni. Per il ministro Francesco Boccia ora si entra nel merito. Facendo il punto, il ministro osserva che Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna sono quelle più avanti nel percorso. La Toscana è partita, la Liguria inizierà presto. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, partecipando all'inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Camerino, invita le comunità locali a combattere per contrastare il rischio dello spopolamento dei territori colpiti dal sisma. Conte ravvisa che non c'è stata ancora l'accelerazione attesa nell'opera di ricostruzione post-sisma. La volontà di resistere non basta, dice, bisogna lavorare tutti nella stessa direzione. E ancora scontro sul decreto fiscale, salta l'agevolazione sull'acquisto degli assorbenti. Un emendamento bipartisan a prima firma Boldrini riduceva infatti l'IVA sui tamponi femminili al 10%. La Commissione Finanze della Camera, presieduta da Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle, ha giudicato inammissibile anche un emendamento che conferiva a Francesco Merloni, consigliere anziano dell'ANAC, l'incarico lasciato anticipatamente da Raffaele Cantone fino al termine del mandato che scade a luglio. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.